L'ultimo acquisto in casa Sant'Elmete Calcio, ti chiedo una breve presentazione. Allora, sappiamo che arrivi dal Coriano, che tipo di giocatore sei? Cosa potresti garantire al Sant'Elmete in vista del campionato di promozione? Sono un centrocampista abile, diciamo, a poter stare in campo in tutti i ruoli, per quanto riguarda il centrocampo appunto, e potrò sicuramente garantire massimo impegno e massimo sacrificio per questi colori, per la fiducia che mi è stata dimostrata, e siamo molto carichi e non vediamo l'ora di iniziare. È stato molto importante anche la tua formazione, sappiamo che in passato hai fatto parte del settore giovanile del Rimini e hai avuto anche un mister come Ignazio D'Amato, che sappiamo che è presente qui a Sant'Elmete nel settore giovanile. Ti chiedo se ha influenzato anche la sua presenza nel convincerti appunto ad arrivare in questa piazza. Sì, ho innanzitutto un bellissimo rapporto con mister D'Amato, in quanto io venivo da anni un po' difficili, diciamo, e lui è stato quello che mi ha, se si può dire così, diciamo, quasi rilanciato, e è stato un anno dove veramente ho fatto molto bene. E sì, prima di venire ci siamo sentiti, mi ha convinto di più, se è possibile, a vestire questi colori e niente, quindi sì. Sarà molto importante la tua duttilità tattica, ci hai già spiegato in che tipo di zona ami appunto, diciamo, variare o comunque stare. E cosa ti aspetti a livello personale dal campionato di promozione e soprattutto se hai avuto modo anche in passato di farti un'idea su questo campionato? Ma sicuramente sarà un campionato molto equilibrato, molto difficile, dove tutte le squadre proveranno a far bene, noi compresi, e niente, sarà appunto, ogni partita me la immagino molto molto equilibrata, dove magari sarà anche decisa da singoli episodi o comunque da magari anche giocate dei singoli e tutto, e niente, siamo pronti e siamo carichi per la stagione.